Con il logo in alto a destra della Federazione Italiana delle Tradizioni Popolari, ovviamente perché la vostra associazione appartiene a questo organismo, mi fa piacere che sia anche l'assessore della FTP di Giscas che è presente, quindi questo evidentemente segna insomma legame anche con una relazione con il mondo del folklore e di tutto il territorio nazionale. E grazie per essere diventato dei tempi, così insomma noi abbiamo a disposizione un piccolo osservatorio che ci servirà alla fine per eventuali ulteriori curiosità. E Alessandro ha già anticipato in realtà quello che sarebbe accaduto ora, cioè con l'ulteriore spiegazione di queste indagini che le associazioni culturali folcloriche hanno fatto e stanno facendo, che cosa, come sappiamo, non si finisce mai di fare ricerca, quindi questo è chiaro che segna comunque la vita di ciascuna di queste associazioni impegnate in questo senso. E Matteo Azzeni è un bel esempio, insomma, di come oggi le associazioni hanno questo tipo di approccio, che anche loro si sono interrogati quando hanno determinato la nascita di questo nuovo organismo culturale nella città di Seraglio, ci hanno voluto anche qui insomma recuperare tutta una serie di abiti popolari, visto che insomma, come sappiamo, non bastava per un modello che diventava quasi una uniforme, una divisa, ma era soltanto una piccola rappresentanza di una comunità ampia, e quindi insomma anche loro hanno scavato a fondo e poi hanno recuperato tutta una serie di elementi del vestiario, partendo proprio da una ricerca che li vede in particolar modo impegnati sulla lettura di quelle che sono le iconografie del Maginotti, della Marmora, ma certamente adesso cercheremo di capirne di più proprio con Matteo Azzeni. Buonasera a tutti. Allora inizio ringraziando il gruppo Forti Sine per avermi coinvolto in questa serata. Ringrazio Alessandro, Francesco, con il quale da tempo abbiamo iniziato la collaborazione, ma soprattutto tutti i ragazzi, insomma, ci siamo ritrovati in amicizia già da un po' di tempo. Allora, io inizio così, nel senso che anni fa, quando fondammo l'associazione, allora appunto da un'idea di mio padre, io lavoravo in un settore che è quello dei beni culturali, arrivavo dal settore del restauro pittorico e artistico, con tutto quello chiaramente che concerne quel settore, quindi lo studio, l'analisi, tutta una serie di fattori che ti portano poi a quel lavoro, perché il restauro tecnico vero e proprio non è nient'altro che il 10% di tutta la lavorazione che c'è dietro, e soprattutto uno studio. Quindi che cosa ho fatto? Riportato questo modo di approcciarmi alle opere d'arte, alla ricerca sulle tradizioni popolari e soprattutto in questo caso sui costumi. A questo punto che cosa succede? Succede che concordando con i soci fondatori che cosa fare, sul tavolo tutta una serie di condizioni che se non accettate non avrei sicuramente portato avanti il lavoro. Questa immagine è significativa per me perché qui c'è una sintesi di tutto il lavoro di ricostruzione che avevo fatto grazie soprattutto ad Ignazio, che conobbi per caso all'inizio della mia avventura con questa associazione, ci presentarono e la prima cosa che mi disse quando ci vide sfilare fu: Matteo, complimenti, ma fate schifo. E quindi da lì iniziò una bellissima collaborazione che ci portò poi ad avere dei risultati che io e non solo io insomma reputo eccellenti. Cosa fare? Le scelte e i metodi, quindi l'approccio, esempi da imitare, non siamo stati i primi a ricostruire, non saremo sicuramente gli ultimi, ma dagli errori che ho fatto io in passato, dagli errori che hanno fatto gli altri, e soprattutto dalle cose fatte bene da altri, abbiamo capito come andare avanti. Le consulenze, forse sono stato uno dei primi a bussare alla porta dell'ufficio della dottoressa Franca Rosa Conto dell'ISRE, ero un signor nessuno, quindi mi disse: ma
chi siete, cosa vuoi? Perché da tempo avevano rinunciato a collaborare con le associazioni folkloristiche perché non riuscivano davvero a mettere insieme tutte le idee e i risultati che si dovevano raggiungere. Quindi, grazie a voi, la seconda volta ci andrà con Ignazio, ripreso questo tipo di consulenze con le associazioni folkloristiche e anche il non fumo i Alessandro c'è un po' prima. I responsabili, quindi c'era la necessità di avere delle persone a cui davvero affidarci per portare avanti gli studi e le ricostruzioni, i risultati, quindi dovevamo trovare un risultato effettivo poi sulla ricostruzione stessa e che corrispondesse poi a quei parametri del periodo storico di cui si parlava. E l'estetica del costume, che è l'ultima cosa, però è la più importante. L'abito deve avere una sua forma, deve avere una linea, è uno stile che deve essere quello. Non si possono vedere gli uomini con i strazas, quindi le ghette, larghe quanto un tubo che mentre si cambia questa cosa balla. La linea che si deve vedere è importante, le cose che venivano cucite addosso erano aderenti, non strette, aderenti, vuol dire che venivano cucite addosso, e deve mantenere quella forma, perché c'è una funzionalità. Quindi tutto questo ci è servito per portare poi avanti il lavoro. Quindi, arrivando dal settore dei beni culturali e del restauro pittorico, io non ho fatto altro che utilizzare le stesse tecniche di studio e approccio a quello che riguarda le ricostruzioni, in questo caso, che vedete, mi limiterò a quello. Quindi è importante capire, sì, la scelta delle fonti, ma cosa poi alla fine vogliamo portare all'opinione pubblica? Quella era la cosa più importante. Quindi, quale aspetto poi dell'abito tradizionale sardo conta per poterlo definire vera e propria espressione di una comunità? Questa è la cosa importante. Ci dobbiamo fermare all'aspetto dello spettacolo? Ci dobbiamo fermare lì? Non credo, no? Dobbiamo ridare dignità, nel nostro caso dobbiamo ridare dignità a un'espressione che la comunità ha deciso, che ha costruito con fatica. Quindi il sistema vestimentario in cui va a collocarsi è una cosa fondamentale, no? Quindi è uno degli aspetti fondamentali per restare da un contesto di uso storico. Questa è la cosa fondamentale. Quindi tutto l'idea che si deve avere, l'approccio che si deve avere, che davvero un ricercatore e un ricostruttore da questo punto di vista, deve essere visto all'interno di un arco storico temporale ben definito, e qui c'è, e qui stasera ne abbiamo un esempio. Cosa abbiamo fatto noi, chiaramente? Ci siamo, prima di tutti, viste le iconografie, sono le cose che saltano tutti subito, e l'abbiamo inserito all'interno di un contesto territoriale. Vi ricordo che l'abbigliamento tradizionale diventa, diciamo, tra virgolette, espressione unica di una comunità. Che cosa vuol dire? Che da un paese all'altro ci sono delle differenze sostanziali, ma questo lo diventa alla fine dell'Ottocento. Dal 1860 in poi l'abito viene stravolto, nel senso che non è che lo abbandoniamo, ma viene stravolto perché ogni comunità inizia davvero a diventare una cosa tra virgolette, un termine pericoloso, tra virgolette unico. Però dall'inizio dell'Ottocento, che è quello di cui di solito è l'arco temporale che utilizza l'associazione per lavorare, dall'inizio dell'Ottocento fino alla fine del Novecento, con esempi e particolarità che continuano poi all'inizio dell'Ottocento, e Sinai come settimo ne sono un esempio, l'abito, quindi, dall'inizio dell'Ottocento fino al 1850 è, non dico identico, ma corrisponde agli stessi parametri per l'area del Campidano di Cagliari, che è quella di cui noi ci stiamo occupando. Quindi, in un incontro, per esempio, con il professor Gian Giacomo Otto, a quello che ci avevo invitato a me ad Ignazio, perché avevamo studiato la ricostruzione dell'abito tradizionale di Sesu,
E io feci la relazione per quella ricostruzione, concordò con noi che l'interesse del ricercatore, lo studioso, deve ricadere quindi nel fattore imprescindibile del contesto sociale in un rapporto tra villaggi di un insieme territoriale. Vuol dire che abbiamo tanto in comune. Stringendo proprio portando la vostra questa definizione. Quindi, durante la ricerca, per esempio, che abbiamo fatto, dalla quale poi si occupò Ignazio per la ricostruzione, della donna con la tuba, la donna col cappello, che insomma è sempre, diciamo che ce la giochiamo sempre in zona, no? È più di Simmering, è più di Quarto. Io vedevo dall'esterno la diatriba tra i quartesi e Simmering su quest'abito. In realtà è un abito che si usava in tutta l'area, ma lo scrive nella Marmora, non lo dico io, lo scrive lui nel libro. Viaggio in Sardegna parla delle donne del Campidano, inteso come Campidano di Cagliari. È un'elite, quindi dobbiamo stare attenti, è un'elite che utilizzava quel tipo di abito. E quindi, tornando al metodo filologico, qui ho scritto poi una serie di punti per farvi capire di che cosa si tratta. Tornando al metodo filologico, abbiamo notato che quell'immagine non era unica, ma era rappresentata in modo magari tecnicamente non perfetto, ma in modo significativo anche dal Giole. E addirittura il Giole lo riempie di particolari e non si può sbagliare. E lo vedremo più avanti. E lo disegna bene in tre tavole, non identifica mai, non ci scrive mai donna di qua o donna di Sinale, le identifica come donna del Campidano. Vuol dire che lui, che ha avuto la possibilità di fare disegno dal vero, ed è una cosa importantissima, ha notato questa particolarità nell'area che in quel periodo ha visitato. E ribadisco, molto spesso entriamo in una fase di discussione tra quei disegni sono validi, quei disegni non sono validi, quella relativa. No, bisogna conoscere, bisogna usare il metodo filologico, l'esegesi delle fonti, e si capisce se un autore è valido e quindi è attendibile la sua opera oppure no. E per questo ci possono aiutare dei veri esperti, se non si è in grado, no? E ne avremo una dimostrazione ancora. Quindi, tornando a tutte queste metodologie, le lavorazioni, e poi Ignazio poi ci spiegherà bene come si lavora, e la presentazione. Una volta che si fanno questi lavori, bisogna presentarli. C'è un lavoro dietro importante, bisogna poi metterlo a disposizione dell'opinione pubblica. La prima opera a cui ci siamo ispirati per una prima ricostruzione, qui stiamo parlando del 1862-61, ed è un'opera del Marinotti, un pittore famosissimo. Perché sono andato avanti? Perché quella zona è conosciuta da tutti come la chiesetta di San Lussorio. Questa è una foto degli anni 70 quando la chiesa era abbandonata, poi fu restaurata, però insomma rispecchia chiaramente i canoni di questa. Perché abbiamo lavorato su quest'opera? Perché eravamo convinti, grazie allo studio di persone molto più qualificate di noi, che quest'opera fosse ambientata a Saragius. È importante l'immagine centrale di quest'opera, e poi dopo la vedremo nei particolari. Perché è identificativa, è messa lì per un motivo, sta lì per un motivo la coppia centrale che invita al ballo, ed è significativo, e poi lo vedremo più avanti. L'altra opera su cui abbiamo lavorato per la seconda ricostruzione è questa, che poi insomma conoscono un po' tutti. Come vedete qui c'è scritto solo nozze, arrivo della sposa. Questa è la seconda ristampa di questa litografia, perché il testo della Marmora ci fu la seconda ristampa, ripeto, nel
839, profondamente modificata dall'autore. Vuol dire che l'immagine, questa immagine qua, scritta di pugno da lui, fu modificata, è un'opera dei Cominotti, fu modificata sotto le sue indicazioni, ed è questa quella che si trova come immagine ufficiale di quel testo, perché la più antica è quasi introvabile, poi magari dopo la vedremo. Andiamo avanti. Eccola, questa è l'immagine, è la prima versione dell'immagine, come c'è scritto, no? Arriva una giovane figlia di Sinna, eccetera, eccetera. Però questa didascalia la cambia lo stesso della mamma. Decide lui di cambiarla, perché lui non ha mai scritto in nessuno il suo testo che questa immagine appartiene a Sinna. Non dico che non sia così, che come questo non la sta qui. Però lui vuole identificare una zona con questa immagine, non solo un centro. Queste non sono cose che vi dico io, queste cose ci sono scritte. Andiamo avanti. Torniamo all'immagine di prima. Come vedete ci sono alcune differenze soprattutto nel colore, perché poi utilizzano delle tecniche un po' più raffinate per correggere questa immagine. Però insomma poi la professoressa ci spiegherà meglio come funzionano alcuni aspetti. Andiamo avanti. Ok, la prima immagine che vedo vedere. Come vedete Giovanni Marminotti, 1861, festa campestre, perché siamo sicuri che questa immagine sia Selacius, a parte identificare la chiesetta, perché il fratello di Giovanni Marminotti, che era avvocato, fu l'avvocato dell'ultimo condannato a morte nella comunità di Selacius, e avevano degli interessi anche economici in paese, allora paese, perché possedevano terreni, quindi conoscevano bene, benissimo la comunità, erano delle persone apprezzatissime. E quindi cosa fa lui? Questa è l'ultima fase della sua carriera, morirà nel 1865. Riprende questa immagine, è importantissima l'iconografia di questa immagine, e la copia centrale che invita al ballo è riconosciuta proprio come una copia selagina, perché ci sono costumi di tutta la Sardegna, perché durante la festa di San Lussorio veniva fatta una fiera importantissima dove arrivano artigiani da tutta la Sardegna, e c'è un'immagine molto particolare, quella donna di Pitti che si vede di spalle, perché chi istituì la festa era un pietano di Pitti che gestiva appunto tutta quella zona. Quindi vedete che conosceva bene la storia della comunità. La copia centrale è quella da cui noi abbiamo preso spunto per la ricostruzione, a breve così recuperiamo un po' di tempo. Che cosa vediamo in questa immagine? Perché ci ha colpito? La prima cosa che colpisce guardando il busto è che non ha una pittura, il famoso fazzoletto che copre il seno, perché su varie pittura viene utilizzato dagli anni 70 dell'Ottocento in modo definitivo fino alla dismissione. Questo perché, nonostante ci fosse l'obbligo già da prima da parte dell'arcivescovo di Cagliari di utilizzarlo, perché reputavano sconce le donne che andavano in giro e mostravano troppo le forme del loro seno, all'inizio lo utilizzano solo quando vanno a Cagliari, uscite da Cagliari e lo togliono. Poi diventa una parte dell'abito anche di un certo livello, quindi iniziano ad utilizzarlo con più frequenza e iniziano ad utilizzarlo con tanti gioielli sopra. Infatti qui, se vedete, isprenda se sotto noi siamo abituati a vedere, non ci sono, ma è un modo di abbinarsi di quel periodo che utilizzerà questo abito. Non si può mai caricare i gioielli come facciamo per gli abiti nell'ultimo periodo di utilizzo. Quindi vediamo Sagamisa, come diciamo noi, ha subito, non è il famoso Brafaglio che conosceremo dopo, si vede Sagamisa, e anche il suo osso, che in evidenza ha una struttura leggermente differente da quella che poi utilizzeremo a fine 800. Come vedete ha già sopra la cuffia e il velo è già piegato in modo triangolare. Andiamo avanti. La gonna è una saglietta, è riconoscibilissima, ha la particolarità delle scarpe rosse. Questa saglietta, insomma, la gonna che poi ha ricostruito Ignazio per l'abito che è stato esposto qua stasera, è la particolarità che colpisce l'occhio e il grembiule, che è diverso da quelli che vediamo alla fine. Quindi,
Che cosa succede? Cioè che nella ricostruzione si può tendere a cercare quelli in azio, gli esempi, andiamo avanti. Questo non è più conservato al quarto di quel periodo. Vedete, l'impostazione è la stessa, non ha bloccato, ma è tutto standard. Andiamo avanti, un esempio di fila San Pietro, che mantiene invece questo tipo di grembiule anche alla fine. Questa è cura. Quindi gli esempi ci sono, la ricostruzione si poteva portare avanti. Una particolarità, si vede questa catena che cade. Adesso noi a Serapius abbiamo il mito del matrimonio selagino, però dobbiamo essere onesti, è una cosa che deve essere alla base, altrimenti non lavoriamo in questo settore, non può fare altro. E se ne vede una piccola parte, cosa che capirono anche in passato. Andiamo avanti, che cos'è questa catena? Eccola qua, non è nient'altro, veniva utilizzata per legare la finta al grembiule. Questo è per l'utilizzo della catena bianca, la catena che viene utilizzata per il matrimonio selagino. E questi sono documenti. Questa è la verità. Poi se la vogliamo usare per il matrimonio selagino, va benissimo, però non raccontiamo che segue. Andiamo avanti. Presentiamo l'abito al nostro evento, organizzato chiaramente anni fa, nel 2013. Andiamo avanti, siamo. E questo fu il risultato finale della ordinanza che io continuo a reputare magnifico. Fummo invitati dai beni culturali, dal Ministero dei beni culturali e dalla Pinacoteca Musa di Sassari, quando fu inaugurata la sala Marinotti, proprio perché Ignazio aveva ricostruito quest'abito, fu reputato dagli esperti del Ministero come un abito, non dico perfetto, ma insomma la ricostruzione era davvero, davvero eccellente. Andiamo avanti. Il secondo, mettiamo un po' di cose, andiamo avanti così, lasciamo spazio. Questo è la famosa stampa di cui parlavamo prima, Giuseppe Cominotti e Enrico Bonini. Bonini era un famosissimo litografo piemontese e il fratello Francesco illustrò addirittura la seconda edizione dei Promessi Sposi commissionata dallo stesso Manzoni. Qui stiamo parlando di artisti davvero di livello elevatissimo. Non possiamo giudicare queste opere incongruenti con la realtà. Guardate che offendiamo davvero chi fa questo lavoro. E io sono un illustratore, quindi ve lo so dire benissimo. Il Dell'Onora dice che ha affidato le opere di illustrazione dell'Atlas a un bravissimo pittore piemontese. Stiamo parlando del Cominotti, cioè era un architetto, un litografo, un illustratore, anche lui era un personaggio eccellente del periodo e ha lavorato in modo ineccepibile. Vi ho detto che questa stampa, questa litografia poi si ritrova, la stessa tipologia dell'arte si ritrova in altre opere che poi vedremo più avanti, quindi l'arrivo della sposa, avanti. Questo è il testo della marmora e c'è scritto lì che l'opera, nella seconda riedizione, è stata notevolmente arricchita dall'autore. Andiamo avanti. Quindi, per farvi capire che parla del Campidano, domanda alla sposa, quindi quando un giovane proprietario del Campidano desidera sposare una ragazza, quindi stiamo parlando del Campidano, quindi il Campidano di Italia è inteso come interna. Andiamo avanti. Ecco qua, se il matrimonio, le ultime quattro righe, se il matrimonio ha luogo in una stagione in cui si teme l'azione del nostro sole, le donne in qualche contrada giuro, allora costume un cappello rotondo di feltro che vedono solo in questa occasione e donano di piume, di carne, di nastri e di fiori. C'è anche una descrizione precisa di come e quando veniva utilizzato quest'abito. Questa è l'immagine che ci interessa, andiamo avanti. Ecco, questo è il fiore, vedete, ha disegnato lo stesso tipologia d'abito ed è incredibile quando sia dettagliata. No, vedete il corallo, le collane, qui c'è anche l'uomo, di questa sera non parleremo, però sarebbe interessante, però ci prenderemo troppo tempo. Andiamo avanti, questa è la seconda, andiamo avanti, e questa è la terza. Questa perché mi ha colpito più delle altre? Perché la donna in questo caso indossa un grembiulino nero, lo stesso grembiulino nero che documenta i vari quando arriva a Serapius e racconta ciò che lui ha visto durante i festeggiamenti della Madonna di Trina e descrive queste donne proprio con questa tipologia d'abito e il grembiulino nero di seta. Andiamo avanti.
Questo è un altro tipo di litografia del Vernier, che secondo me è stata fatta dopo, che però rappresenta la stessa analisi. Quindi abbiamo tutta una serie di immagini e di fonti a cui ci possiamo affidare per la ricostruzione. Andiamo avanti. Questa è una versione a colori che mi ha fornito Cristiano. Andiamo avanti ancora. Ecco, la composizione dell'abito. A parte solo la tuba che spinta, no? La composizione un po' è la stessa, quindi questo grembiulino è un rettangolare circondato da broccato, quindi la parte centrale è bianca ed è sicuramente in seta. La gonna è la tipologia che noi conosciamo, la tipologia più comune, però non ha le famose pieghe e quindi si riscontrano queste cose. Quindi quella centrale, che è la ricostruzione che poi ha fatto Ignazio dopo, ha la differenza nel colore della seta. Per, molti ci chiedono perché avete usato il celeste e perché non potevamo utilizzarlo, cioè, perché no? Perché questa seta era in vendita in quel periodo, la documentazione che ha ritrovato Ignazio su quello che si cominciava in quel periodo ci ha confermato, poi basta pensare alle cose delle spalate alla sedicale, il colore è lo stesso, è identico, la seta è quella. Esempi, quando stavo ricercando informazioni, ho quasi finito, quando stavo ricercando informazioni su quest'abito, grazie, ci siamo accorti che l'iconografia è presente in tutta Europa, quindi, però mi sono concentrato su, sulla città di aver toccato il lavoro. Aspetta. Comunque io vado avanti, ci eravamo concentrati solo sulle nostre, sulla nostra tipologia di abito, quando in realtà per fare delle comparazioni e capire quanto è valida la ricostruzione si deve guardare anche oltre mare, perché vi ricordo che la Sardegna è un'isola, ma non era isolata, le mode arrivavano anche da noi, non è vero che arrivavano anni dopo, arrivavano subito anche da noi e le nostre donne erano attentissime a queste cose. Quella Spagna, che fa poi anche provincia, la donna col cappello. Questa è un'illustrazione, andiamo a fare Cristiano, vai in sequenza. Ecco, questo è un altro esempio, questo è un altro ancora, non siamo unici per capirci. Vai qui Cristiano. Sono tutta una serie di esempi, l'ultima, vai ancora, vai. Ci arriva addirittura l'ottavo di oceano di Buenos Aires. La trovo, è una storia spettacolare, che ci fa capire che una moda che è stata poi acquisita anche da altri, in altre parti del mondo. Andiamo avanti, quindi torniamo all'abito che ha ricostruito Ignazio, che è questo, il busto, ci accorgiamo subito che sul busto è diverso, che la camicia è assorbito, ha molto meno, una cosa importantissima, tanti di quelli che hanno ricostruito questo abito poi hanno caricato d'oro la donna, non si deve fare in quel periodo, non si utilizzavano tutte le strade che ne conosceremo dopo, i manicotti sono un po' più elaborati rispetto agli ultimi, ma non meno ricchi, e si capisce bene anche la forma del savellato, il giacchino, che in questo caso è la goccia, e che abbiamo ritrovato da poco, uguale nella struttura e in un vecchissimo abito della Madonna del Rosario che abbiamo a Serapis, è il giacchino strutturato proprio in questo modo, addirittura con i manicotti, e stiamo parlando di fine Settecento. Il grembiulino nero e il sugoso, da cosa abbiamo preso come esempio per la ricostruzione? Questa immagine di Luzietti, dettagliatissima, della collezione Luzietti, scusate, dettagliatissima, che cosa ci fa capire che la struttura del sugoso era leggermente diversa e anche nelle rifiniture. Andiamo avanti. Questo è una cosa che lui parlerà dopo Ignazio, insomma, questo è un esempio, questo è un corpetto di Serapis di fine Settecento che Ignazio conserva, da quale abbiamo preso alcuni spunti per la ricostruzione. Come vi dicevo qui, corso, manicotti, gonna, sempre la struttura è sempre la stessa, il grembiule è sempre quello rettangolare con la parte centrale in seta. Andiamo, la tuba, fiori veri, fiori finti, qui c'è sempre stata discussione su questa. Noi siamo convinti e sicuri che i fiori fossero fatti in seta e poi applicati, soprattutto perché avevamo delle bravissime sarte che sapevano ricostruire queste cose e che adornavano i simulacri dei santi nello stesso modo. Questa è la ricostruzione di Ignazio che abbiamo presentato sempre a quel nostro evento, insomma, si può che dire che fare complimenti. Andiamo avanti.
E queste sono due occasioni che abbiamo utilizzato sempre a Sassari, in processione, qui c'è anche l'uomo che ha ricostruito il naso di Giozza, nell'ora siamo con una processione sempre a Sassari. Andiamo. Concludo con due cose. Queste sono tre punti di serata, sapere orologi, arricchettoloni e una cartolina con la dicitura serata. Ecco, su questi esempi poi non si può ricostruire questo. Andiamo avanti. Cioè, torna indietro. Su questi esempi, come facciamo a fare questo? Questo sono io nel 1992. Io mi fermo con un lato, la prima volta che lo metto in pubblico questa pagina. Si può tornare indietro, perché qui ci sentiamo male. Cioè, con questi esempi, ma guardate la perfezione, come facciamo a ricostruire quello che si vede dopo? Cioè, a chi ci siamo affidati? Queste sono cose che si vedono ancora in giro. Non c'è una foto d'epoca con questa abito che non si fa questa foto. Avete ragione. E questo è un esempio, questa è un'evoluzione, questo sono un paio di anni fa. Però quando si studia si ottengono quei risultati. Grazie, scusate. Del tuo trascorso, insomma, però in